Più che una polpetta per amica, probabilmente questa pagina dovrebbe chiamare tipo 1001 motivi per cui il mondo si sta a rovinare. Oppure più semplicemente parlando, si dovrebbe chiamare tipo 1001 motivi per cui il mondo ha rotto il cazzo. Magari un giorno scriverò un libro in cui elencherò tutte le cose che non mi vanno bene del suo mondo. Perché dico questo? Perché anche oggi, ciò significa che queste cose succedono praticamente ogni giorno. Ormai la mattina mi sono svegliata, tipo alle 6:30 di mattina. Sento al telegiornale che ci sono stati altri due attentati, anzi tre, perché ultimamente c'è stato pure un attentato in Canada. Non so se vi ricordate quei bellissimi tempi in cui i nostri genitori eravamo più piccoli, se dovevamo uscire ci dicevano tipo: attenta quando vai in giro, Silvia, perché la gente per strada e in macchina corre, quindi guarda sempre a destra e a sinistra quando attraversi. E invece adesso, quando mia madre mi dice attenta quando vai in giro, io nei suoi occhi leggo proprio il terrore, la paura. Ci leggo proprio, cioè, se io adesso avessi un figlio, gli dovrei dire: prima di farlo uscire, attento quando vai in giro, attento se vai in concerto, indossa un giubbotto antiproiettile e portatene tre di riserva. E mi raccomando, attento pure alla gente che c'è intorno, perché potrebbe essere in kamikaze e potrebbe farsi esplodere da un momento all'altro in mezzo a tanta gente, semplicemente perché si sente in dovere e in diritto di sterminare il mondo. Cioè, vi rendete conto della situazione in cui siamo? Ci sono stati attentati in Canada, in Francia e anche a Las Vegas. Praticamente noi adesso dovremmo stare alle regole di persone che si sentono paladine de sto cazzo. Io non capisco perché in questo mondo nessuno sappia coesistere, nessuno sappia convivere. È una cosa bruttissima questa, cioè io devo andare in giro e avere paura. Da tanto tempo volevo parlare di terrorismo. Mia madre mi ha sempre detto: stai attenta a quello che posti, stai attenta perché non sai che se quelli magari vanno a vedere per caso un tuo video, non sai questo, non sai quello. Cioè, io ho mia madre che è terrorizzata dal terrorismo. E infatti il terrorismo deve mettere terrore. Ma io non capisco proprio perché esista. Ci stanno padri di famiglia, ci stanno bambini, ragazzi, che magari vanno a farsi una vacanza a Barcellona per una settimana e poi saltano in aria. Praticamente a casa loro non ci tornano più. Ma perché questo mondo fa così schifo, mi chiedo. Mi piacevano tanto i tempi in cui stavo a scuola e mi cagavo sotto perché, secondo i pensieri strani dei Maya, quel giorno saremmo morti tutti. Posso dire una cosa? Stiamo sempre a parlare di sta fine del mondo. Vedo sempre gente che condivide link. Volete sapere quando è la fine del mondo? La fine del mondo è tra 2 settimane. Il mondo finirà a novembre. Voi non vi rendete conto proprio del fatto che il mondo è già finito? Perché noi ci stiamo distruggendo. Dove vai, vai, devi avere paura. Perché ormai si uccidono tutti. Perché noi esseri umani non sappiamo convivere con altri esseri umani. Perché l'uomo è praticamente il primo nemico dell'uomo. Perché non sappiamo essere felici, non possiamo andare a un concerto. Per me sono così schifata da questo mondo. Cioè, se noi dovessimo stare a quello che dicono loro, in questo momento io non potrei neanche vivere, non potrei fare video, non potrei uscire di casa, non potrei andare al centro. Quando vai al centro è un'ansia allucinante. C'è stato un periodo, un mese fa, in cui la metro era chiusa e io sono dovuta rimanere a Termini per tipo un'ora in più del normale, della norma, del dovuto. E ho avuto un'ansia allucinante perché ho fatto i pensieri più brutti e allucinanti del mondo. Perché ormai, anche se ci diciamo che non dobbiamo avere paura, noi abbiamo paura. Solo che non possiamo impedirci di vivere, cioè non possiamo smettere di vivere per queste teste di cazzo che fanno solo quello che vogliono e cercano di ammazzarci. Ma io mi chiedo, se tu vuoi morire, no? E non sto dicendo che il suicidio è una buona cosa, però pensiamo ai kamikaze. Cioè, un kamikaze si fa esplodere perché lui vuole morire e perché vuole far morire la gente che gli sta intorno. Ma tu, kamikaze, che hai tanto le sembianze di una testa di minchia, dico io, vai in un campo sperduto e nel bel mezzo del nulla e fatti esplodere da solo. Cioè, perché io dovrei morire soltanto per andare a mangiare un gelato al centro? Perché io devo aver paura di andare a Piazza di Spagna? Perché devo aver paura di andare, non lo so, in un locale? Perché devo aver paura di andare fuori dall'Italia? Io sono una persona che ama viaggiare, adesso devo avere paura di fare qualsiasi cosa. Devo aver paura quando vado a Termini, devo aver paura quando aspetto il treno, devo aver paura quando vado ai concerti, devo avere paura quando ormai ho comprato il biglietto per andare a Londra, ma a Londra c'è appena stato un attentato. Devo avere paura nel momento in cui una persona mi chiede: dove vivresti da grande? Dove ti vorresti trasferire? Perché adesso soltanto casa mia è il luogo più sicuro per me? Perché non posso andare a fare una passeggiata? Perché non posso andare a un concerto? Perché devo aver paura di fare qualsiasi cosa? Perché devo aver paura di realizzare i miei sogni? Quindi basta con queste cazzate, nel senso, i Maya hanno detto che domani finisce il mondo. Il mondo sta finendo. Il mondo si sta rovinando. Queste cose che succedono non fanno altro che farmi capire che l'essere umano è l'essere più potente e più cattivo del mondo la maggior parte delle volte. Io non voglio aver paura, io non dovrei avere paura, però è inevitabile. Io non so
perché una persona dovrebbe volermi uccidere perché ho delle credenze diverse dalle sue, oppure perché sono omosessuale, oppure perché sono un qualcosa, ho qualche caratteristica che a questa persona non va bene. Trovo assurdo il fatto che ormai noi dovremmo stare praticamente barricati dentro casa perché nessun luogo è più sicuro. Rendete conto che mia madre non si sente sicura se io faccio un video in cui esprimo una mia opinione. Ormai ogni cosa che fai potrebbe essere l'ultima. Tu devi essere consapevole di ciò. Esistono più posti sicuri, luoghi sicuri. Io non dovrei aver paura di vivere, perché comunque ci sono dei diritti che valgono praticamente per tutto il mondo. Il diritto di parola, il diritto di espressione, il diritto alla vita. Io mi chiedo perché queste persone ignoranti debbano proibirci di vivere, debbano toglierci la vita come se fossero, come se avessero il compito di uccidere persone che loro reputano cattive a caso. Praticamente ci stiamo sminuendo, gli esseri umani stanno sminuendo gli esseri umani. Mi fa schifo tutto. Io vorrei essere il capo del mondo e cambia qualsiasi cosa. Non so se vi siete mai sentiti così, ma io vorrei veramente cambiare ogni cosa. Io voglio vivere, anche se è una vita di merda, anche con credenze diverse dalle tue. Io voglio vivere. L'essere umano, cioè gente come noi, ci ha già ucciso moralmente. E adesso non aspetta altro che farlo anche fisicamente. E questo pensiero, questo video va a tutte quelle vittime che non sono state uccise solo oggi, ma praticamente ogni giorno. Mi fa schifo tutto davvero. Se l'essere umano ormai è diventato soltanto un distruttore e autodistruttore, allora io non voglio più essere putata a un essere umano. Non so che tipo di persona io sia, non so chi io sia, cosa io sia, ma se ormai l'essere umano è questo, io non lo sono. Ciao.